Professor Balestra, allora cominciamo dai funghi, ovviamente, che è l'argomento della serata, ecco, ma quali sono appunto le loro proprietà? Ma l'amicoterapia è una cosa. Adesso vanno di moda le medicine alternative, complementari, integrative. L'amicoterapia è una di queste. Però fra le varie medicine diverse dalla medicina ufficiale, l'amicoterapia è quella meno alternativa di tutte. Perché? Perché non combatte contro la medicina ufficiale, si integra, al punto tale che sarebbe più indicato chiamare cardiologia integrativa, medicina integrativa, oncologia integrativa, perché queste diverse branche entrano nella medicina ufficiale, portano un apporto che la medicina ufficiale ancora non ha avuto. E la micoterapia ha un grosso vantaggio, la quasi assoluta innocuità. Quindi si integra bene e riesce a intervenire in molti settori dove la medicina ufficiale non ha neanche messo ancora piede. Senta, ma appunto, in che modo agiscono i funghi e come appunto possono essere utilizzati? Il modo fondamentale è l'immunomodulazione, cioè i funghi sono dei potenti stimolanti dell'immunità. Quando prendiamo una malattia, quasi sempre una malattia infettiva, un virus, un batterio, è perché le nostre difese si sono indebolite. Cosa fa il fungo? Rinforza le nostre difese. Moltissime malattie dei nostri tempi, invece, sono malattie dove c'è un eccesso di immunità. C'è una malattia autoimmuni, noi reagiamo ad una certa sostanza in maniera eccessiva e il fungo quale ha? Ha questa caratteristica unica in natura che è quella che se siamo giù ci tira su di immunità, se siamo troppo stimolati ci va giù e questa funzione dice adattogeno, il fungo è adattogeno, si adatta alle condizioni del soggetto. In medicina non ci sono farmaci o trattamenti che hanno queste caratteristiche in modo naturale. Quindi lei consiglia una dieta a base di funghi in modo continuativo? No, dunque, l'amicoterapia è una cosa, l'alimentazione con i funghi è un'altra. I funghi sono senz'altro da consigliare nell'alimentazione perché? Perché hanno effetti minori, più blandi di quelli che dicevamo, ma per avere questo effetto qui bisogna mangiarsi mezzo chilo di funghi tutti i giorni, non è proprio facile. E comunque inseriti nell'alimentazione regolare, non dico quotidiana, ma non so, monosettimanale, bisettimanale, hanno alcune funzioni importanti che sono appunto di stimolare leggermente l'immunità, quello di portare molti amminoacidi, molte sostanze, sali minerali, non portare proteine animali, che è la cosa che fa male in questo periodo, e stimolare in generale l'immunità. Ora, con le malattie del nostro tempo, l'infiammazione e un'immunità alterata sono la regola. Quindi questa terapia antichissima, fra l'altro, viene dalla Cina e dal Giappone, non viene dall'Europa. Noi in Europa per anni ci siamo solo avvelenati coi funghi, per tradizione antichissima, mentre in Cina, per motivi che sarebbe culturalmente interessante esplorare, si sono curati da migliaia di anni con i funghi e questa cosa ha portato a una certa tradizione che ha superato la modernità, si è inserita nella medicina modernissima e ipertecnologica e ha conservato un suo ruolo. Noi non facciamo altro che portare in Europa qualcosa che si è sviluppato molti anni fa nel mondo orientale, adattandolo alle nostre necessità e alla medicina moderna. È un'esperienza di fusione piuttosto interessante e culturalmente stimolante. Ecco, però si dice che i funghi non siano facilmente digeribili, è vero questo? I funghi commestibili, mandare giù una compressa di un fungo è come prendere del fungo secco e mandarlo giù, non è un problema. Una dose eccessiva può dare problemi di stomaco, di tollerabilità gastrica, ma se esageri ne mangi troppi. Gli estratti di funghi cosa sono? La polvere seccata e ripulita. Si cerca di mantenere soltanto le sostanze più attive, eliminare le sostanze inutili, ma l'esperienza naturale e millenaria insegna che la polvere di fungo secco in toto è quella più dolce, è quella che ha l'effetto più blando, più integrato, più naturale, più equilibrato e che nel tempo ottiene gli effetti migliori. Poi dopo usiamo anche gli estratti per avere un'azione potente e energica, ma il fungo secco che usiamo anche da noi perché ci sono certi funghi che vengono messi per profumare un alimento, e il concetto è lo stesso. Ecco, qui stiamo parlando di che genere? Ce ne sono tanti tipi di funghi, no? Per la micoterapia sono 10-12 funghi fondamentali.
5-6 di questi li troviamo anche nei nostri boschi, altri non esistono, almeno in Italia, possono esistere in Nord Europa, e vengono da tradizione prevalentemente orientale, ma non solo orientale, perché per esempio uno di questi, l'Agaricus Blas de Muri, è stato scoperto negli anni 60 in Brasile, naturalmente da un ricercatore giapponese che aveva la cultura della micoterapia da anni, ed inserito nella micoterapia antica come nuova forza in grado di dare un potente stimolo immunitario. Però sapete come hanno fatto a trovarlo? Sono andati a cercare in una valle del Mato Grosso in Brasile, perché quella tribù di indigeni aveva un'età media spaventosamente alta, nelle altre tribù vicine morivano a 50 anni di età media e lì a 90. Perché? Cerca, in quella valle mangiavano tutti questo fungo che era presente 365 giorni all'anno grazie alle condizioni climatiche, quindi erano condizioni climatiche favorevoli, quella tribù mangiava quel fungo e quel fungo cosa faceva? Aumentava l'immunità, non si ammalavano più, per questo vivevano di più. Sono scoperti quella che io chiamo epidemiologia planetaria, contano più di ogni ricerca medica queste prove, vanno prese, accettate, contano di per sé, non ci sarebbe neanche bisogno di fare una ricerca per confermare questa cosa, perché questa è già ricerca medica. Solo che cosa fa la medicina ufficiale? Tenta di estrarre da questi funghi quella sostanza, quella singola che ha l'effetto. In effetti non è così, probabilmente la natura ci insegna che proprio il fungo nel suo insieme ha quell'effetto e va preso come tale, non si deve tentare di estrarre una molecola solo che abbia lei l'efficacia, spesso non è necessario. Insomma, lei dice delle cose molto interessanti, ma sono già state testate queste cose? Tutto scritto, ci sono qualcosa come 6.000 lavori, pubblicazioni scientifiche, 1.600 lavori nell'uomo, oltre che studi in vivo, non sono italiani, sono lavori prevalentemente orientali, ma anche nelle migliori università americane, australiane e inglesi, dove c'è una tradizione più larga in senso planetario. Da noi assolutamente zero, quindi bisogna basarsi su una bibliografia internazionale, accettarla, respirarla e adattarla alle nostre necessità, ma non c'è quasi più niente da dimostrare. La medicina ufficiale ha estratto diverse sostanze da questi funghi che somministriamo in flebo, nei reparti, ci sono certe sostanze estratte dal fungo che noi diamo come medicina. Hanno le stesse caratteristiche, le stesse proprietà? Le stesse, analoghe, perché i puristi dicono no, è più sicuro e meglio usare il fungo intero che non la sostanza particolare, però nella fase acuta di una malattia importante, perché parliamo di... La micoterapia non è come la fitoterapia, che spesso ha sì alcune malattie gravi, ma spesso sono malanni, diciamo così, meno gravi. La micoterapia ha affrontato in questi anni malattie gravi, tumori, malattie autoimmuni, malattie cardiovascolari, malattie neurodegenerative, e ha avuto risultati in questi. Quindi siamo un po' più su di tutte le altre medicine cosiddette alternative, che poi alternativa non sa. Questa è la classica medicina complementare che va integrata rapidamente, anche perché noi per certe malattie, ma solo il cortisone, c'è un fungo, il classico, il primo che tutti conoscono, che entra in questo mondo, che si chiama Reishi o Ganoderma, che è un cortisone simile. Prendi questo fungo, non ha gli effetti collaterali del cortisone, ha gli effetti favorevoli del cortisone. Meglio di così.